caldo eccessivo e la siccità aumentano i problemi riguardanti l'approvvigionamento idrico nella città di Messina, ma in tutto il meridione d'Italia e in Sicilia in particolare. Il sindaco Federico Basile ha chiesto al prefetto Cosima Di Stani la convocazione di un tavolo tecnico per cercare di porre in essere tutti quegli interventi che possono in qualche maniera mitigare i disagi che la popolazione in questo momento sta subendo. Stiamo attivando tutte le azioni che avevamo già preventivato sin dal mese di febbraio 2024, quando abbiamo chiesto il tavolo in prefettura comprendendo com'era la situazione, in un contesto nel quale la risorsa idrica è diminuita, è un dato oggettivo che riguarda non la nostra città ma l'intera regione. Anche per questo abbiamo chiesto un ulteriore tavolo in prefettura per comprendere come eventualmente un'equa distribuzione delle risorse tra irrigo e idropotabile possa alleviare ancora di più il disagio che esiste e che in questi mesi continua a esserci. Quindi questo è un tema importante, l'acqua è un elemento fondamentale, c'è un elemento generale e noi lo stiamo affrontando mettendo anche soldi di bilancio per trovare quelle soluzioni che servono a diminuire il più possibile il disagio per la nostra cittadinanza. Ma siamo pronti a fare tutto quello che dobbiamo fare, e lavori straordinari, acquisto di acqua se qualcuno ce la può vendere, e quindi sotto questo punto di vista le azioni che abbiamo messo in campo sono concrete in una situazione nella quale alcune zone soffrono più di altre, in un territorio molto ma molto particolare proprio per come è composto, e con la consapevolezza che appunto la diminuzione della falda continua a essere un problema oggettivo, e sotto questo punto di vista le uniche azioni da poter mettere in campo sono, oltre l'attivazione di nuovi pozzi, anche la riduzione dei consumi degli sprechi. Lei ha ricevuto un plauso da parte dell'Assemblea regionale Sicilia, da parte del Presidente della Regione Sicilia, Schifani, per l'attività svolta in questo settore a Messina, ma secondo lei concretamente cosa bisognerebbe mettere in campo? Intanto io non guardo in casa di altri, ma è oggettivo che la città di Messina si trova in una situazione migliore, tra virgolette, in un periodo comunque particolare. Credo che le risorse necessarie che abbiamo richiesto al tavolo regionale servano per completare delle opere importanti, per ridurre, oltre che le perdite, anche creare un sistema di immissione diversa di quei pozzi che abbiamo già individuato in questi mesi in cui abbiamo lavorato prima ancora che scoppiasse questa grave crisi. Quindi sotto questo punto di vista credo che la strada sia quella giusta.